Cloud Kingdom. Best of 5. Liquid contro Acer. Zerg contro Terran, due stili, due strategie, due modi di pensare StarCraft completamente diversi e in contrapposizione tra di loro. Il giocatore nell'angolo in alto a destra non ha più margine d'errore se non vuole ritrovarsi già sotto di due game. Con la sua maglia verde sarà lì concentrato con la sua tastiera e il suo mouse per regalare al pubblico il meglio di sé. Dal team Acer. Acer Nercio! Nell'angolo in basso a sinistra potrebbe ritrovarsi ad essere definito il Gosu di Wings of Liberty. È arrivato nei principali tornei un po' più tardi rispetto a tutti gli altri, ma ci è arrivato preparato e letale. È in vantaggio per 1-0 dal team Liquid. Liquid Taesha! Vediamo quello che accadrà. Io suppongo che Nercio farà una partenza classica, è andato infatti già a posizionare il suo secondo vivaio, mentre dall'altra parte Taesha è andato a posizionare il centro di comando, una posizione molto molto particolare sopra la rampa, il centro di comando di Taesha, però comunque prima rispetto alla caserma. Probabilmente ha visto che anche nel game precedente Nercio ha mandato immediatamente Dayling. Guardate come si è andato a bollare Taesha. Caserma, centro di comando, sopra la rampa, il Terran campa. Quello in verità era il Protoss, ma intanto parte anche questo drone di Nercio a controllare che non ci sia una 2 Rax che sta arrivando da qualche parte. In verità sono due caserme queste, ma c'è anche già il centro di comando. Però queste due caserme così presto potrebbero anche far pensare a una sorta di timing magari di soli marine da parte del giocatore coreano. 18 psi per entrambi in questo momento, il numero degli estrattori è uguale, ma siamo solamente a 3 minuti e 40 della partita, secondo game di questa prima serie, di questa prima semifinale del DreamHack Winter. In palio ci sono un sacco di soldi e la gigantografia del guzzo in dimensioni reali, e quindi Nercio ci sente tantissimo, no. Almeno lo guarda e ride. Come no, Nercio ride, alala. Comunque attenzione, perché le due caserme di Taesha sono già pronte, inizia una produzione veramente massiva di marine. Intanto sta producendo anche il centro di comando, il comando orbitale, quindi arrivano ben due comandi orbitali, uno è già preparato, arrivano adesso anche i due gas, quindi no, sembra che la partenza sia classica di Taesha, ha solo voluto giocare leggermente più safe andando a posizionare il comando orbitale a chiusura della rampa. Adesso lo sposta immediatamente laddove gli compete, ma eccoli che partono immediatamente i primi sei linghe di Nercio. Vediamo cosa riuscirà a fare questa volta Taesha, se potrebbe... Vediamo i Ling, però sembra essere in grado di difendersi Taesha benissimo questa volta. Però adesso potrebbe perdere quel drone, no, per quell'SCB, intanto un SCB non è un drone, è quello del Terran. Ripartano i tre canini di Nercio, vanno a riprendere il controllo della Xenaga e poi ripartano subito. Questi sono i cani, tipo quello che mi ha staccato il cavolan al primo game di quest'oggi. Adesso Taesha al primo game mi porta male, va bene. Intanto mi sono tolto anche le scarpe perché sono molto simile a Stefano. Intanto arriva i primi due gas per Nercio in questo momento, 5 minuti e 55 della partita, 4 sono le queen del giocatore del team Acer, mentre dall'altra parte sta arrivando la prima fabbrica per Taesha, quindi ci sono due caserme ed una fabbrica per il giocatore coreano. Vediamo se andrà a posizionare anche uno spazio porto mentre inizia a muovere leggermente questi marine. Taesha li va a splittare, vedete come sono bellini in fila indiana, si guardano, ognuno guarda le spalle all'altro, questo è quello sfortunato perché se attaccano lui nessuno glielo può dire. Comunque 39 lo psi di Taesha, 54 quello di Nercio che ancora una volta va a posizionare un Roach Warren quando è sui 50 psi.
però ancora ha preso solamente due gas il giocatore del team Acer. La colonia di Blatte a poco meno di metà, è andato anche a prendere una terza, quindi la build di Nercio sembra essere pressoché identica a quella del Grim precedente e anche quella di Taeja, sebbene questa volta abbia posizionato il suo terzo centro di comando leggermente in ritardo rispetto al game precedente. Attenzione perché stanno arrivando in questo momento anche molti ling da parte di Nercio, quindi potrebbe anche provare qualcosa di particolarmente aggressivo. Sono molti ling di Taeja in questo momento, ce n'ha 21 ling di Nercio, però la speed ancora manca molto prima che possa arrivare, non c'è ancora neanche una camera evolutiva. Sono queste 4 Helion, vediamo come utilizzerà i suoi ling Nercio. Sono due Queen posizionate ad attendere quelle Helion, piccolo contingente di Marine sulla Xel'Naga. 72 Psia, 79, si muovono i primi ling, si muovono questi ling, vanno a liberare la Xel'Naga, ma attenzione perché i ling di Taeja sono ben posizionati, Marine di Taeja, ed arrivano anche le Helion da dietro. Grandissimo posizionamento da parte di Team e di Liquid Taeja, mentre Nercio continua a muovere i suoi cagnolini, il pastore polacco Oitiwa. Ecco la vera identità di Nercio, no? Guzzo dice di no. Nercio inizia a muovere i suoi ling, vede la terza base di Taeja, la attacca un po', probabilmente non avrà problemi a salvarla Taeja, vediamo, però dovrà sollevarla. Arrivano tantissime Helion e fuggano i canini di Taeja, i canini di Nercio, che intanto Taeja è andato a posizionare un altissimo numero di caserme, quindi anche in questo caso andrà di bio Marine Tank per il giocatore del Team Liquid. Dall'altra parte il pastore Nercio si ritrova a 95 psi, a 102 psi, ci sono anche delle rocce, sempre un numero molto elevato di rocce per Nercio, che probabilmente le utilizza per essere più safe da un push di Helion e Banshee. Banshee che tra l'altro questa volta non arrivano, ma arriva a questo contingente molto importante di Marine. Attenzione! Attenzione perché Nercio va a perdere delle rocce in maniera un po' gratuita. E adesso si sposta in avanti Taeja. Queste medivac fanno la differenza in questa fase del game. Sale Taeja. Sembra pronto ad accoglierlo Nercio. Vediamo quanti danni faranno questi Marine. Iniziano ad attaccare e si portano a casa una Queen. Potrebbero andare a posizionarsi dietro la Mineral Line. A quel punto la situazione potrebbe essere difficile per Taeja. Fanno fuori probabilmente anche un Overlord. Li rimonta sopra e li riporta a casa. Andiamo a vedere quanti sono i lavoratori uccisi. Solamente 3. Un piccolo Arras da parte di Taeja, che tiene sotto pressione Nercio. 119 a 118 in questo momento. Si muovono le Helion intanto da quest'altra parte, da parte di Taeja. Tre ling di Nercio, l'Army Composition in questo momento vede 30 ling per Nercio contro 6 Helion e 27 Marine per Taeja. Sta punzecchiando con buoni risultati il suo avversario. Fischio. Arrivano le rocce, attenzione! Costretto a rimandarle indietro Nercio in questo momento. L'esercito Zerg veramente piccolo, ma dall'altra parte ci sono tantissimi droni per Nercio. 85 droni per Nercio, ma attenzione perché potrebbero ridursi drasticamente se queste Helion dovessero riuscire ad inserirsi in una Mineral Line. Guardate come sono ben splittati le unità di Nercio, 158 a 153. Iniziano ad esserci un buon numero di Infestor nel campo di battaglia. Arrivano le Helion. Una Fungal su una Helion. Non male. Una Fungal per una Helion. Mentre in ling di Nercio vanno a vedere quella che è l'Army Composition del giocatore Terran. E attenzione però, va a guadagnare ancora tempo. Va a guadagnare ancora tempo Nercio, cercando di fare dei piccoli danni.
Comunque guadagna tempo il giocatore del team Mazer, è costretto a far, costringe anzi a far tornare indietro il suo avversario, mentre dall'altra parte inizia a farsi in avanti Nercio. Siamo dei Terran infestati in questo momento. 180-181. Prova a attaccare questi depositi il giocatore, ma attenzione perché il pastore decide di mandare i suoi cani all'attacco. Fungal, ottimi da parte di Nercio, va a fare grandissimi danni a questa Army Bio, ma guardate, guardate, i cani sono ovunque, ma gli Infestor si sono ritrovati chiusi in una strettoia. E attenzione, perché queste non sono buone notizie secondo me per Nercio, perché anche se è riuscito a fare dei danni, stare attento però, ancora una mandria di cani, una mandria di cani che potrebbe inserirsi nella main, potrebbe inserirsi nella main, guardate quanti sono, ma guardate quanti sono i Marine di Taesha. Ancora, e la Corea se ne esce con un... Che vuol dire andate a casa, brutti cani Zerg. E ne manda ancora Nercio. Nercio deve guadagnare tempo a questo punto. Army composition di Nercio, solamente 33 Ling, che sono questi 33 che entrarono in Taesha, tutti e 33 tottrellando. No Pasaran, no di qui, gli dice Taesha, perché ora vengo io, ora vengo io in avanti. E si muove Taesha, dopo aver sofferto questi run by di Ling, adesso inizia a muoversi il giocatore coreano. Vediamo che perde qualche unità da qualche Fungal di troppo probabilmente, ma va a inserirsi proprio laddove si vanno a congiungere le unità del povero giocatore Zerg. 152 a 130, un Fungal, e va a droppare anche i muli. Are you troll man? Guardate, ci sono anche dei muli da parte di Taesha per rallentare lo Spoundling. 162 a 144, sembra stia prendendo il largo Taesha. Prova adesso Nercio a mandare anche dei droni, ma non sembra essere in grado di poterne uscire da questa situazione. Ha perso molto Taesha, ma sicuramente ha perso molto di più il giocatore del team Mazer, anche perché dall'altra parte non si ferma il giocatore coreano, continua ad attaccare, vuole portarsi sul 2-0, vuole essere un finalista, vuole portarsi a casa il Monte Premi e la gigantografia di Guzzo. 152 a 114, perché dovete sapere che in Corea di nativi americani non ce ne sono tanti. Attenzione, c'è anche un ultralischia, ma continua a impazzire Taesha, attacca su tre fronti, su due fronti consecutivamente. 146 a 130, resiste Nercio, ma la resistenza dalla Corea è sempre difficile. 57 SCV per Taesha, 66 droni per Nercio, che adesso prova in qualche modo a riequilibrare una partita che sembra sempre volgere sempre di più dalla parte del giocatore coreano, che adesso è comunque costretto a tornare indietro. Prova a chiudersi, è completamente aperto in questo momento, completamente aperto in questo momento Taesha. Vediamo che non si ferma. Taesha decide che non è il caso di difendersi, ma alla Zeman, la miglior difesa è l'attacco, e si va all'attacco con i tank, con i Marine. 130-124, vengono droppati 560-25 muli, vengono droppati anche i muli per impedire all'unità di attaccare immediatamente. 127-107, potrebbe essere l'attacco decisivo, ma anche dall'altra parte la mucca lisca fa danni, non la controlla Taesha. 33 SCP per Taesha, però ormai non c'è più Army Composition, ci sono 37 Ling, dove sono i 37 Ling? Eccoli 37 Ling, attenzione, attenzione, perché il game potrebbe non essere finito, anche se qui ci sono questi due tank che impediscono ad ogni Ling di uscire. Taesha va a montare nelle sue medivac dei Marine, e adesso potrebbe prendere velamente tanti droni, e arriva il GG, well played! Woo! Taesha 2 Nercio 0.